Oggi siamo qui, è uno dei laboratori che abbiamo organizzato insieme alle scuole Liceo Scientifico Belfiore e Istituto Tecnico Fermi. I ragazzi sono stati coinvolti in un percorso di formazione sul tema della sostenibilità energetica e oggi sono qui a fare sfoggio di quello che hanno appreso durante questo percorso formativo. Il festival vuole affrontare il tema della transizione energetica e quindi capire quella che potrà essere l'energia del futuro. Ma non solo vogliamo traguardare il futuro, ma vogliamo anche capire cosa esattamente si può già fare oggi. L'attività di laboratorio va in parallelo all'attività che noi svolgiamo normalmente in classe, sia durante le lezioni sia durante le attività di laboratorio di fisica che facciamo con i ragazzi, in particolare nello studio della termodinamica. Allora, i dispositivi che vengono presentati, che sono presenti al Liceo Belfiore, sono tutti dispositivi che illustrano delle conversioni dell'energia, cioè le trasformazioni dell'energia da una fonte all'altra. C'è una particolare attenzione verso le fonti rinnovabili, in particolare l'idroelettrico, il solare fotovoltaico e il solare termico. Chiude, diciamo, questa breve rassegna di strumenti, anche chiudono questa rassegna di strumenti un paio di modellini che riguardano anche l'eolico, cioè come utilizzando l'energia del vento si possa ottenere dell'energia elettrica. Abbiamo portato due contenitori, uno pieno d'aria e uno di anidride carbonica, illuminati da una lampada a raggi infrarossi e una termocamera a raggi infrarossi che misura in continuo le temperature. Si vede che quella piena di anidride carbonica è 5 gradi più calda e diciamo che è una prova sperimentale della capacità di anidride carbonica di assorbire i raggi infrarossi, che poi è l'effetto serra. Poi abbiamo un sistema che produce idrogeno prelevandolo dall'acqua usando come fonte di energia un pannello fotovoltaico molto piccolo. Poi ci sono i pannelli fotovoltaici, c'è un piccolo impiantino domestico come funziona e infine c'è il motore Stirling, che è un motore interessante perché può essere usato semplicemente scaldando un pannello con luce solare e invece di produrre solo acqua calda produce anche energia elettrica direttamente dalla luce solare con un metodo che non è il fotovoltaico, è diverso. Questi studenti sono studenti di quarta, sono loro devono fare un certo numero di ore di alternanza scuola-lavoro e all'interno di questo loro hanno scelto questi argomenti, quindi sono molto motivati, hanno lavorato bene e sono anche abbastanza entusiasti e tra l'altro oggi mi stanno dicendo che si divertono molto proprio nel contatto col pubblico, perché la cultura è per metà comunicazione della cultura, anche per trasferire quello che hanno imparato. Quindi insomma, diciamo, è un percorso didattico tra i migliori possibili, perché loro a loro volta diventano in un certo qual modo insegnanti, cioè devono trasferire quello che hanno imparato.